La Bosnia invece che squadra è, Federico? La squadra che può essere allenata da Safe Sušić. La squadra che sta vivendo il giorno più bello dai tempi degli accordi di Dayton, la squadra che gioca per molto di più che una partita di calcio e che quindi ha uno spirito simile a quello dell'Ecuador dalla prima mezz'ora di quest'oggi, cioè giochi anche, forse soprattutto per dell'altro. La parte tecnico-tattica arriva un pochino dopo. Il CT, Susic, lui ha giocato due mondiali, ha segnato anche con la nazionale jugoslava. Che tipo di giocatore era? Ha segnato così 400 gol in 600 partite. Sì, per il Sarajevo. Allora dovete fare un viaggio nel tempo, andare nella Sarajevo degli anni 70. Prima una connotazione etnico-culturale. La Sarajevo degli anni 70 è una delle città più avanzate del mondo dal punto di vista della convivenza. Tu passavi facilmente dal minareto alla chiesa ortodossa e la gente comprava negli stessi negozi e si viveva in un contesto estremamente interessante dal punto di vista della simbiosi. Ovvio che poi quando le cose vanno male poi ti attacchi alle cose da cui provieni, ma in quell'epoca si viveva così. C'erano due padroni della città, uno era Mirsad Delivasic, poeta della pallacanestro. Un pacchetto e mezzo di sigarette se n'è andato pochi anni fa, ovviamente divorato da un cancro, un uomo che giocava una pallacanestro di una visione fuori dal comune per il Bosna Sarajevo. L'altro era Safe Sušić, si andava allo stadio Sarajevo per vederlo giocare e la partita è 0-0 verso un quarto d'ora e si alza altissimo il grido Kisma, 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 che in serbo significa spina dorsale. Il pubblico vuole vedergli fare la Kisma, cioè un movimento di finta d'anca per far sedere il difensore e lui, come il figlio di Ibrahim, che se fosse nato 10 anni dopo sarebbe il centravanti insieme a Dzeko di questa squadra, Zlatan. Zlatan Ibrahim faceva come Zlatan, Kisma! Chiedeva al pubblico, l'avete vista? 0-0, quarto d'ora dopo si rialza come Lola, Kisma, Kisma, quindi lui la deve rifare. Il risultato finale era del tutto irrilevante, un pochino per, come la serie che abbiamo visto prima, per vedere lui, però 400 gol in 600 partite, ha firmato per l'Inter e il Torino contemporaneamente, che è l'unico motivo per cui non l'abbiamo visto con la maglia squadra italiana. Ad anni di distanza allena lui questa squadra, che però prende a piene mani da Siro, da Blažević, l'allenatore della Croazia nel 98, un bosnio che ha messo in piedi la squadra che vediamo stasera.